Donara degli sconosciuti. Questa storia ricorda forse il caso di Malika, ma il caso che ha coinvolto il signor Lee e la figlia ha assunto dei tratti ben più oscuri. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Oggi vorrei parlare di questo individuo che penso che sia il caso di ipocrisia e doppia faccia più eclatante che ho mai sentito parlare. E la gente si chiede se avesse recitato tutto il tempo o se forse qualcosa è successo a questo uomo che l'ha portato a cambiare. Prima di iniziare con questo video vi chiederei di lasciare un mi piace perché aiutereste veramente tantissimo questo canale a crescere e inoltre vorrei dirvi che è uscito finalmente il mio nuovo album e quindi se vi piace la mia musica potete andarla ad ascoltare sul mio altro canale oppure vi chiederei gentilissimamente di fare un salto su Spotify e ascoltarlo. Potete anche trovare il mio album su Amazon e tutti i digital store, ma adesso iniziamo con questa storia. L'uomo di cui parleremo in questa storia è il signor Lee, qua lo potete vedere in un documentario in cui stava spiegando le condizioni che aveva la sua figlia e ha detto in questo documentario appunto che stava cercando disperatamente una cura per la sua patologia. Aveva questa malformazione chiamata gigantiform sematoma. È una malformazione comunque del mento e della zona comunque qui della gola che praticamente ti porta ad avere un tumore. Questa malattia è ereditaria e sembra averla ereditata proprio dal padre. Anche il padre infatti sembrava soffrire di questa patologia quando era più giovane. L'uomo ha anche detto che aveva lui stesso dei problemi come epilessia e ha detto che comunque lui aveva pochissimi soldi e per poter comunque mantenere e per poter pagare le cure della sua famiglia era costretto a lavorare tantissimo ogni giorno. Molte persone che hanno visto questo documentario potrete immaginare come sono state piuttosto empatiche e volevano in qualche modo aiutare questo uomo. In questo documentario comunque io mi ricordo che l'avevo visto tanto tempo fa, era molto toccante, si poteva vedere qua la bambina che andava a giocare in un parco e c'erano degli altri bambini che la guardavano come se avesse qualcosa di strano e tra l'altro la madre piangendo ha anche rivelato in questo documentario che la sua figlia non aveva nessun amico per via appunto di questa patologia. Ha anche detto che non riusciva a mangiare adeguatamente e doveva anche prendere dei medicinali. In questo documentario si possono anche vedere andare in chiesa a pregare. Dovete sapere che le persone che hanno visto questo documentario hanno mandato molte donazioni all'uomo, perché appunto era un uomo giovane che lavorava sodo, almeno così sembrava da questo documentario, e è riuscito ad accumulare ben $1 milione. E dovete sapere che con questi soldi l'uomo è riuscito comunque a aprire il suo negozio, pagare per le operazioni chirurgiche della figlia e anche a spostarsi in una nuova casa. E sembrava come se all'uomo fosse stata data una seconda chance di ricostruire la sua vita e di potersi rialzare e camminare con le proprie gambe. Questo uomo ha anche scritto un libro e in questo libro lui comunque diceva che se potesse rinascere avrebbe comunque voluto essere di nuovo il padre di questa bambina e questa bambina in questo libro era stata nominata come The Angel Girl, quindi la ragazza Angelo. E sembrava che la storia finisse qui e che fosse stata una storia comunque piacevole, sapete, sono comunque quelle storie un po' toccanti, come vi ho descritto, non so se è già uscito il video del ladro del latte, però è una di quelle storie che comunque, non lo so, ti commuove, ti fa stare bene, però potete capire come la nazione è rimasta assolutamente scioccata quando 12 anni dopo questo uomo si è reso protagonista di una vicenda per nulla nobile. Nel settembre del 2019 questa ragazza A era stata dichiarata scomparsa. Sembra che questa ragazza non fosse più tornata a casa e i genitori hanno fatto report alla polizia. E dovete sapere che l'ultima persona che questa ragazza ha incontrato era proprio la figlia di quest'uomo. Adesso comunque la bambina era cresciuta, frequentava le scuole medie e aveva stretto amicizia con quest'altra ragazza. E ci sono tra l'altro delle telecamere che hanno ripreso questa ragazza e la bambina del signor Lee entrare in un condominio, tuttavia non c'è nessuna registrazione che mostra che la ragazza A sia uscita, quindi probabilmente si trovava all'interno di quel condominio. Dalle telecamere di sorveglianza si può vedere invece il signor Lee e la figlia trasportare una sacca con all'interno qualcosa di molto pesante. Che sia il corpo della ragazza A lo scopriremo veramente tra poco. Ma prima di svelarvelo vi racconterò che cosa è successo nei 2 giorni precedenti a questo fatto. La figlia
famiglia del signor Lee aveva organizzato una specie di festa, o comunque voleva che dei suoi amici andassero a trovarla nella sua casa. Nessuno ha mostrato interesse per questo invito a parte questa ragazza A, e dovete sapere che chi è andato a prenderla è stato proprio il signor Lee, che l'ha riconosciuta grazie a una foto che gli era stata data dalla figlia. Sembrava che questo uomo volesse andare a prendere una ragazza, una delle amiche diciamo della figlia, per rimpiazzare la figura materna per sua figlia e sua moglie forse in qualche modo, e quindi ha preso una ragazza, una delle amiche della figlia, riconoscendola comunque come vi dicevo dalla foto, l'ha messa sulla sua auto e l'ha portata comunque nel condominio dove vivevano. In questo condominio le è stato dato una bevanda che conteneva però un sacco di sonniferi. Sembra che però la ragazza non volesse rimanere in quell'abitazione e cercava in tutti i modi di scappare. Per questo motivo sembra che il signor Lee l'abbia attaccata fino a farle perdere la vita, anche perché sennò la ragazza avrebbe fatto report alla polizia e magari denuncia eccetera eccetera, e quindi l'hanno fatta fuori. La ragazza è stata messa in un sacco e sono andati comunque a disfarsi del corpo. Tra l'altro, una delle cose più disturbanti di tutta questa storia è che dopo che se n'è disfatto di questo corpo ha registrato un video, tipo un selfie, in cui non sembrava assolutamente amareggiato di aver appena tolto la vita a una ragazza, anzi non c'erano lacrime nei suoi occhi. E tra l'altro una cosa molto creepy è che aveva concluso questo suo video con un grazie a tutti, come se fosse uno youtuber, non lo so. Una delle cose comunque più strane di questo uomo era che nel documentario che abbiamo visto lui si descriveva come comunque un padre lavoratore che si impegnava per garantire un futuro alla sua figlia, mentre lui sui suoi social media si descriveva come un bad boy, un 36enne ribelle, come potete vedere da queste foto. Queste erano alcune delle foto che lui postava sui suoi social media, e tra l'altro potete vedere che aveva tutti questi tatuaggi. Ovviamente io non ho assolutamente nessun pregiudizio contro le persone che hanno dei tatuaggi, anzi fatevene, perché no, sono belli, magari me ne farò uno anch'io in futuro. Però dovete sapere che in paesi come il Giappone, ma anche in realtà la Corea dove stiamo trattando questo caso, avere dei tatuaggi è comunque mal visto, specie magari questa tipologia di tatuaggi che ricoprono tutto il corpo, quindi spesso è associato con gang o altre cose, diciamo. Vabbè, non so esattamente il discorso legato alla Corea, però per quanto riguarda il Giappone comunque avere i tatuaggi è molto legato anche alla Yakuza, e in passato venivano fatti dei tatuaggi sulla faccia dei criminali, quindi capite perché avere dei tatuaggi può essere qualcosa di controverso. Tra l'altro in TV, per esempio, questo in Giappone, i tatuaggi vengono coperti. Se magari un attore avesse dei tatuaggi lo coprono, per esempio, non so se conoscete il cantante Miyavi, spesso quando va in TV lo coprono tutto, quando fa dei programmi per diciamo le stazioni principali. Le cose stanno un po' cambiando, ma ancora su alcuni argomenti certi paesi asiatici sono ancora un po' sensibili per quanto riguarda i tatuaggi. Anche entrare in certe palestre non si può con i tatuaggi eccetera eccetera. Ma torniamo alla storia. Tra l'altro l'uomo postava spesso foto delle sue auto estremamente costose con cui andava in giro, e ha anche fatto un annuncio sul suo Twitter che cercava un roommate. Il roommate che stava cercando doveva essere una persona gentile, doveva essere qualcuno che sapesse fare dei tatuaggi e che avesse dai 14 ai 20 anni. E tra l'altro in questo post ha anche detto che se queste persone avessero qualche problema finanziario, lui poteva pagare fino a 800 dollari al mese per poterli aiutare. Quindi da questi post sembrava come se volesse aiutare qualche ragazzo, qualche persona, ma in realtà non era proprio così. Da internet sono emerse un sacco di voci sul suo conto. Sembra che comunque, come vi ho detto, sapete che aveva perso il suo negozio di polli eccetera eccetera, sembra che lui non andasse mai o comunque andasse sempre in ritardo al lavoro, che criticasse sempre chi lavorava in quel negozio. E tra l'altro sono anche emerse altre storie del suo comportamento che aveva quando era uno studente diciamo delle scuole. Era un ragazzo comunque che bullizzava i suoi compagni e che faceva un sacco di commenti inappropriati alle ragazze, e non era mai stato punito per questi suoi comportamenti. All'inizio, quando è stato arrestato, ha negato di aver fatto qualsiasi cosa a questa ragazza, ha detto che la ragazza aveva perso la vita ma non era colpa sua. Successivamente ha confessato, ma ha detto che tutto quello che ha fatto lo ha fatto per la sua moglie che era venuta a mancare. Quindi lui ha praticamente dato la colpa di queste sue azioni alla sua moglie, che era appunto morta il mese prima. Questa sua moglie l'ha incontrata quando aveva 14 anni, e
all'età di 17 avevano già una figlia assieme. E dovete sapere che quando la moglie è venuta a mancare aveva solo 32 anni. Tutti i suoi amici descrivono la sua moglie come una donna comunque estremamente passiva e docile, e nessuno dei suoi amici poteva sospettare che, per esempio, il suo corpo sotto i vestiti era completamente ricoperto di tatuaggi. E vi posso assicurare che la tipologia di tatuaggi erano abbastanza grafici e estremamente oscuri. E tra l'altro i genitori hanno detto che questa ragazza era stata costretta dal marito a sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica per aumentare le dimensioni dei propri seni. Il giorno prima che questa ragazza era venuta a mancare, i suoi amici hanno detto che avevano sentito che la ragazza era stata maltrattata dal suo padre adottivo. Gli amici hanno cercato di dire di questo fatto al marito, tuttavia il marito non se n'era curato e ha detto che se non avevano prove non era successo, quindi non ha investigato ulteriormente. In ogni caso, il modo in cui questa moglie ha perso la vita è che sembra che si è praticamente autolesionata fino a perdere la vita. Il marito non è andato nemmeno ad indagare dov'era la moglie o cosa le fosse successa, ha solamente chiamato la polizia e non è andato sul luogo dove la moglie era morta fino a quando la polizia non è arrivata. E sembra che comunque l'intero comportamento dell'uomo, del signor Lee, fosse alquanto strano, perché invece di essere magari lì magari a piangere o altro, chiamava altri amici, ma il suo comportamento sembrava estremamente tranquillo per essere un uomo che ha appena perso l'amore della sua vita. E sembra che tutto quello che la moglie abbia lasciato sia stato solamente una lettera scritta a computer, tuttavia la polizia non fu in grado di provare che questa email era stata mandata proprio dalla moglie, quindi ragazzi prendete un po' questa lettera con le pinze. Solamente in questa lettera ha detto che ha scelto di togliersi la vita perché era stufa di venire abusata da altre persone. Nella lettera non era stato specificato chi abusasse di lei. Molte persone sospettano che questa era stata una lettera scritta dallo stesso lì per distogliere l'attenzione da lui, così la polizia non sospettava che fosse il responsabile magari del decesso della moglie. Tuttavia si sono confermate le tracce di DNA del padre della ragazza, quindi sì, era stata abusata dal suo padre adottivo. Il padre adottivo subito aveva negato queste accuse, tuttavia dopo che sono state ritrovate queste tracce di DNA ha cambiato la sua versione dei fatti, dicendo che in realtà il padre adottivo e la figlia avevano una relazione consensuale e erano entrambi d'accordo a mantenere questo rapporto. Ragazzi, questa storia non ha molto senso, non so quanti figli adottivi vorrebbero avere una relazione romantica con il loro padre adottivo, ma in ogni caso può succedere. Vabbè, a parte, che ne so, Woody Allen e figlia, non me ne vengono in mente nessun altro caso. Comunque la storia di Choi è purtroppo molto molto triste. Dovete sapere che questa ragazza comunque è scappata dalla sua casa quando aveva 14 anni, è scappata da questo padre adottivo, ha subito incontrato questo ragazzo che è appunto il signor Lee di cui stiamo facendo il video, e potete capire come questa ragazza è come se fosse nata in una famiglia comunque con dei problemi molto seri, per poi ritrovarsi in una situazione con questo signor lì per nulla normale. Quindi magari, essendo che è sempre cresciuta in un ambiente di questo genere, magari non sapeva in che modo poteva chiedere aiuto. Ragazzi, non è facile chiedere aiuto se ci si ritrova in situazioni del genere. Immaginatevi se siete nati in un ambiente come questo, cioè voi avete vissuto la vostra intera esistenza così. Quindi capite che è veramente difficile uscire da questo mondo, e probabilmente l'unica soluzione che la ragazza ha potuto pensare di fare era quella appunto di purtroppo togliersi la vita. Da vari studi che sono stati fatti sulla figlia, è stata comunque visionata da molti esperti, sembra che la figlia soffrisse della sindrome di Stoccolma e fosse come, diciamo, tenuta in gabbia dal padre, e quindi magari quando la madre si è tolta la vita o è stata uccisa dal padre, la figlia magari ha come metabolizzato la cosa in modo diverso, perché per la ragazza il signor Lee era il suo unico punto di riferimento. Anche in varie interviste lei ha sempre difeso suo padre, e sappiamo bene come l'ha addirittura aiutato a spostare il corpo di un'altra ragazza, quindi potete capire come era talmente sotto il controllo del padre che probabilmente non si rendeva nemmeno conto di quello che stava facendo. Che cosa avrà mai detto il signor Lee alla figlia per poter instaurare questo rapporto e far legare così tanto la figlia al padre, tanto da portarla a fare queste azioni?
rimane purtroppo un mistero, perché potete capire come comunque questa ragazza, avendo spostato il corpo di questa sua amica, era comunque in questo caso complice, ma molte persone sostengono che questa ragazza sia anch'essa una vittima di questo padre. E ci sono anche delle persone che invece ritengono che la figlia si sia comportata così perché, diciamo, le mele non cadono troppo lontane dall'albero, quindi questi comportamenti li ha ereditati dal padre. In ogni caso, il padre è stato condannato all'ergastolo, mentre la figlia, dal momento che era una minorenne, sono stati solamente dati gli arresti domiciliari e è andata a vivere con alcuni suoi parenti, mentre secondo me dovrebbe essere seguita da degli esperti, diciamo. La cosa secondo me forse più grave di tutta questa storia è che ci sono state comunque molte persone che cercavano di fare una cosa buona, come una donazione a qualcuno che sembrava averne bisogno, mentre in realtà queste donazioni sono state fatte a degli assassini, il che è una cosa veramente grave, perché per via di queste persone così orribili che abusano di questo sistema di donazioni, finiscono per oscurare magari chi realmente ne ha bisogno e avrebbe veramente un'opportunità di ricostruirsi la vita. Questo secondo me è la cosa più grave e secondo me più triste di tutta questa storia. La storia di oggi finisce qui, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi che cosa ne pensate anche voi nei commenti e spero di vedervi nel prossimo video. Un abbraccione da Seba, ciao!